Cagliari, città sempre più multietnica, multiculturale e multireligiosa. Ieri è iniziato il Ramadan, i 30 giorni durante i quali la comunità musulmana e chi è musulmano deve seguire determinati precetti, e proprio in occasione del Ramadan di quest'anno dalla comunità musulmana sono arrivate due richieste: una moschea finalmente grande e anche un cimitero altrettanto grande dedicato a loro. Don Simone Calvano, lei è un prete e il parroco della chiesa di Piazza Giovanni, cosa ne pensa di questa richiesta? Ma io penso che ciascuno ha diritto di essere seppellito e quindi avere un luogo dove poter far riposare i propri cari. Poi ecco, dipende dall'amministrazione comunale, dipenderà da tantissime altre cose, e quindi penso che il diritto di ciascuno sia, ecco, da poter essere innanzitutto ascoltato. Quindi, se dipendesse per lei, comunque sarebbe un sì all'insegna appunto dell'apertura? Ma io penso di sì, cioè nel senso, ognuno ha proprio appunto questo diritto, no? di essere seppellito e avere gli onori, diciamo, per quanto riguarda questi momenti tragici che colpiscono tutti gli esseri umani. Cagliari, città, dicevamo, sempre più multireligiosa e multietnica. Com'è la situazione vista dal vostro punto di vista? Qui siamo in Piazza Giovanni. Beh, appunto, siamo al centro di una piazza, qui possiamo dire un crocevia di tante persone che provengono anche da diversi luoghi, da diversi paesi. Qui proprio nel nostro quartiere abbiamo diverse comunità etniche. La più forte, forse la più presente, è quella filippina, che noi incontriamo comunque tutti i giorni in oratorio. Molti giovani, molti ragazzi, ecco, passano nel nostro oratorio per fare una partita, per giocare, per stare insieme. È una convivenza veramente pacifica, una convivenza all'insegna della solidarietà. Poi qui abbiamo anche un centro di ascolto che lavora anche fortemente su questi aspetti, su questi disagi, non soltanto per le famiglie del nostro quartiere, ma anche per le persone appunto emigrate che chiedono un aiuto. Quanti sono attualmente appunto i migranti che voi aiutate? Noi di Cassedone abbiamo già fatto un articolo un po' di mesi fa raccontando le storie di voglia di vivere, voglia di riscatto, voglia costruirsi una nuova realtà qui a Cagliari, appunto, di un paio di giovani migranti. Sì, io penso che più o meno le famiglie, o comunque le persone che si rivolgono a noi, siano una trentina di questi emigranti, quelli che, diciamo, più o meno stazionano qui in piazza Giovanni. In più, ecco, abbiamo anche un servizio attivato in oratorio per quanto riguarda il recupero scolastico, e diciamo, la maggior parte di quelli che aiutiamo sono, ecco, persone extracomunitari che appunto in casa non hanno la possibilità di avere qualcuno che li possa aiutare nei compiti, negli studi.